Amici di Alien Proud, eccoci rientrati e dobbiamo trovarci una sigla però, Luca, per queste news. Queste cose vanno fatte così. Di certo. Col 5 abbiamo le news. E vai. Proprio stile, ci siamo spaccati la mano. Allora, numero 3, yes. La news numero 3. Finalmente ci stanno svelando i ragazzi. Pezzo quelle che sono le anticipazioni. Sì, e ci danno i primi 6 titoli del nuovo CD. E sono rigorosamente in ordine alfabetico, quindi non c'è una numerazione. Siamo ancora troppo indietro per essere avanti. Esatto, come sempre succede. Born in the Fire, Blackout, Bleeding Blades, Death Matter, Madeline e Stray Dog. Chiaramente sono i titoli del momento, ma sono tutti diciamo sotto possibilità di essere cambiati. Sono le famose working song. Sì, perché sono tutti in lavorazione e Tony gli dà dei grandi spunti e a volte hanno continui scambi scambi di informazioni sia a livello di melodie che di testi e di titoli. Infatti può essere che Tony magari gli cambi qualche parola, qualche titolo e certo, loro d'accordo con lui, sì, c'è molta collaborazione. E comunque qualche anticipazione su questo album lo possiamo dare, per esempio Born in the Fire è un pezzo che è lento, però questo non è la classica ballata, è sicuramente il pezzo di Pentos. Blackout invece è tagliente, veramente un classico pezzo da Cry Steel. La stilettata, eh! Che si voleva. Death Mother è il pezzo più veloce dell'album, quindi aspettatevi qualcosa che veramente è cardiopalma. Metal Limb è veloce al punto giusto, quindi come deve essere un pezzo è metal, mentre invece Breeding Blades è un mid-tempo granitico di quelli standard, come ormai i Crane Steel sanno stare. Ma gli stessi Crane Steel ci hanno abituato a pezzi veloci, crescendo, ritornando, Gerundio, passate, certo. Però manco di participio passato, questo quello, è quello che vediamo di lavorare. Sì, ragazzi, siete carenti nel participio passato. È tutto, alla prossima. Stay still. Bye bye.